Buongiorno a tutti, sono molto felice di questo incontro che facciamo oggi all'interno della rassegna degli incontri a cura di Castelvecchi Editore dentro il Festival delle Periferie, rassegna che si chiama Girando intorno alle periferie, perché appunto stiamo girando attorno con vari ospiti italiani e internazionali attorno a questo tema della periferia. E oggi lo facciamo con Daniel Innerariti e Nadia Urbinati, che ringrazio moltissimo di essere qui con noi. Daniel Innerariti è docente di filosofia politica presso l'Università dei Paesi Baschi, ha insegnato in moltissime università europee e la sua ricerca ruota attorno al governo delle società contemporanee, all'elaborazione di una teoria della democrazia complessa. E la casa editrice Castelvecchi ha già pubblicato il libro Politica per perplessi nel 2020 e stiamo intraprendendo con grande dedizione la pubblicazione di tutte le sue opere che usciranno appunto a partire dai prossimi mesi e negli anni a venire. E Nadia Urbinati, accademica, politologa, giornalista molto nota nel contesto del dibattito pubblico italiano, docente di teoria politica alla Columbia University di New York, collabora con varie testate nazionali, si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo, delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica e fra le sue ultime pubblicazioni Utopia Europa proprio per la casa editrice Castelvecchi nel 2019 e nel 2020 Io, il popolo e pochi contro molti. Allora, sono molto lieta di avervi come nostri ospiti dentro questa rassegna e lascio la parola a Nadia Urbinati per avviare questo dialogo. Grazie. Grazie Cristina e soprattutto grazie a Daniel perché è una bella opportunità di vederci in differita o da lontano, però almeno comunicare e dialogare su un tema che ci accomuna, cioè da un lato sì l'attenzione all'abbandono delle periferie in questo periodo, in questi 10 anni, diciamo, dalle crisi soprattutto economica del 28. Nel tentativo appunto di recuperare i centri decisionali, abbiamo in qualche modo abbandonato, tagliato risorse, razionalizzato in negativo e in perdita in molti casi, ce ne siamo accorti soprattutto in Italia, direi con la tragedia, con la tempesta epocale che è il Covid, e abbiamo toccato con mano, gli anni di tagli del servizio pubblico sanitario negli ultimi 15 anni in una maniera sistematica, lo sfoltimento dei presidi territoriali sanitari che in Italia erano di tradizione ancora indietro dal 7-800 presenti per attività di volontariato, di beneficenza poi incorporate dallo Stato, piccoli ospedali, piccole attività che erano la vita delle attività delle comunità locali, invece chiuse, e abbiamo verificato cosa questo è significato. Quindi un'epoca questa del Covid che ci consente di riflettere sull'organizzazione delle nostre società democratiche, su che cosa significa vivere attivamente una società nella quale si richiede a noi di essere responsabili e diciamo sovrani responsabili, di partecipare, di dare assenso a quello che viene richiesto e nello stesso tempo però anche di non interferire troppo con le decisioni prese a volte in maniera non accountable, si dice, no, lontane e distanti da noi e che però subiamo. Quindi a partire da queste riflessioni io vorrei subito entrare in medias res, cioè nel discorso relativo a questo volume. Io partirei proprio dal libro di Daniel, che è molto interessante, è di una lettura piacevolissima, bello da leggere ed ha anche da un punto di vista emotivo uno spirito ottimista, uno spirito di sì, di perplessità, ma la perplessità appunto è quasi come una interlocuzione che noi facciamo con le conoscenze che già possediamo per averne di più o per modificarlo, per correggerle, no? E Daniel, in questo Politica per perplessi, cita Aristotele come che ci dice che siamo esseri umani sempre desiderosi di sapere e quindi anche
capaci, anzi disposti a modificare le conoscenze che abbiamo, con questa attenzione ad essere mimetici ma non indifferenti rispetto alla realtà che cambia. Ecco, insomma, direi che la perplessità in questo caso dovrebbe essere un aiuto alla conoscenza e non uno stimolo a un pessimismo negativo che ci blocca, ci rende fatalisti e che ci fa concludere in una maniera quasi disperante che nulla c'è da fare, perché noi siamo così piccoli, perché la nostra volontà individuale conta una N in milioni e milioni di altre azioni da coordinare, per cui che noi facciamo, che non facciamo, cambia poco, no? Il free rider, cioè il mito del free rider al rovescio, diventiamo tutti, contribuiamo tutti alla nostra condizione di disperante, di fatalismo. Quindi questo libro non è così, ci pone di fronte ai problemi del nostro tempo. Il libro è stato scritto quando ancora non c'era la pandemia, è stato scritto quando ancora c'era Trump, quindi ha focalizzato l'interesse sulle trasformazioni della democrazia per rispondere a questo problema enorme della possibilità che le democrazie hanno di produrre governi democraticamente prodotti, governi che approfittano della nostra perplessità, approfittano dell'incertezza nella quale siamo per indurci a certezze che sono assolutamente di copertura, ma non sono certezze, sono dogmi, sono fedi, sono adesioni alla, diciamo, visione di un uomo, in questo caso Trump, o comunque un populista. Insomma, il populismo in un'epoca di incertezza, è vero, che sfrutta, approfitta, diciamo, dell'incertezza, del nostro desiderio di sicurezza, che non c'è mai, tra l'altro, è un desiderio perenne, ma in alcune fasi lo sentiamo più di altre fasi, è quasi una questione di percezione e di emozioni più che di verifica fattuale. Allora, dunque, i temi sono importanti, quelli che affronta nel libro Daniel, che sono quelli della post-verità e anche della crisi del giornalismo. Questo è un tema che vorremmo, se tu vuoi, Daniel, discutere, perché è un problema serio. Cioè Habermas aveva scritto nel 62 che la sfera pubblica poteva essere un di grande contributo alla costruzione della volontà politica, quindi contravvenendo il pessimismo di Rousseau, ma a condizione che ci fosse una sfera pubblica e che non fosse presa in ostaggio o occupata da potentati privati che imponessero il commercio delle news come oggi. Ecco, io credo che oggi il tema della formazione dell'opinione sia cruciale, non solo in relazione al tema della conglomerazione o monopoli, costruzione di monopoli che gestiscono i grossi sistemi informatici, ma come tu dici anche, perché noi siamo di fronte ad una rivoluzione informatica che avrà un peso enorme, cambierà il nostro modo di entrare in contatto sia con la verità che con i costruttori di opinione. Quindi questo è un primo punto che dovremmo, se ti credi, discutere. Un secondo punto è quello che a me è interessato molto di questo libro, il tema della incertezza, della perplessità e come questo interviene o agisce nella dimensione sentimentale. Noi quando parliamo di politica, soprattutto teorici, scienziati politici, parlano di sistemi, parlano di istituzioni, parlano di procedure, come fai tu anche nel libro. Però qui c'è un elemento aggiuntivo in questo, ovvero c'è questo elemento di sentimenti e di emozioni che vengono giocati anche in negativo e che però devono essere da noi presi in considerazione, perché sono su questi sentimenti ed emozioni che il populismo e anche i teorici del populismo consapevolmente insistono. L'altro tema interessante
e appunto l'idea che la ricerca di tutti i costi, che il populismo implica in qualche modo, di un colpevole, di un oggetto contro il quale gettare tutte le responsabilità ed emotivamente aggregare i non colpevoli, gli innocenti, rispetto a coloro che sono colpevoli. Questa dualità su cui dualismo su cui il populismo si basa. E tu prendi una posizione abbastanza scomoda, in qualche modo interessantissima, ovvero tu dici, invece di andare, come si fa a rispondere a questo? Generalmente si va alla ricerca dei competenti, perché il competente riesce a rispondere alla mancanza di conoscenze, il competente riesce a risolvere, a trovare le soluzioni giuste. E tu dici invece, in sintesi, che invece di andare alla ricerca della persona, sia essa il leader populista o sia essa il competente, il tecnopopulismo in fondo sono simili, noi andiamo invece, dovremmo avere più attenzione ad affrontare il tema dei sistemi intelligenti, dell'organizzazione del sistema della nostra democrazia, che non è una questione di volontà del singolo o di grandi individualità, banchieri, finanzieri o grandi esperti finanza o populisti. Quindi il sistema come risposta alla politica della volontà individuale di qualcuno. Se vuoi possiamo incominciare di qui, oppure io vado avanti, ti dico le altre cose e poi tu decidi come intervenire. Mi dici tu come meglio fare. Come vuoi, Nadia, può andare avanti. Ok, benissimo. Allora, entriamo quindi nel populismo, in questa idea della polarizzazione dei buoni e dei cattivi, come si dice in maniera, diciamo così, in linguaggio ordinario, populisti buoni, populisti cattivi, e mi fa piacere che per te non ci sia questa distinzione, finalmente, che non ci sia possibilità di un populismo buono, perché c'è una logica nel populismo, che non importa se è di destra o se è di sinistra, se è buono o cattivo, è la stessa. E della logica del leader, dell'individuo, della volontà specifica di quel demagogo che è capace di o vuole unificare tutto il popolo contro qualcuno, e quindi una logica di esclusione, e quindi una logica di espulsione, è una logica che non dovrebbe adattarsi in una società democratica che è inclusiva. E quindi tu discuti anche con Chantal Mouffe, mi fa molto piacere, perché non è l'obiettivo, che è giusto, un obiettivo di una società più giusta che ci lega, ma non c'è possibilità nemmeno per un populismo di sinistra, appunto perché devi fare i conti con l'esclusione. Come fa a giustificare l'esclusione Mélenchon, che deve averla? Come fa a giustificare l'esclusione un cosiddetto populista buono? Quindi questo è molto, e tu dici una cosa anche molto importante. Populismo dice, secondo Mouffe, sì, quello di sinistra, quello buono, si può collegare al pluralismo. Ma tu dici giustamente, il pluralismo è molto esigente. Non basta dirsi pluralisti. Il pluralismo esclude l'esclusione di qualcuno. E quindi c'è questo bel dialogo di impossibilità, e con la Mouffe in questo caso in maniera differita, di impossibilità di un populismo di sinistra. E poi c'è un altro aspetto interessante che tu dici anche, ma questo non significa essere contro essere a favore del contropopulismo. Il contropopulismo non è la soluzione del populismo, perché è un populismo rovesciato che vuol togliere, diciamo così, quel pungiglione negativo del populismo, ma mantenendo la stessa struttura di discorso. E quindi sempre con una, tu chiami affetto antagonistico. No, questa emozione, mobilitare le azioni contro, e tu dici che questo legittima in qualche modo la politica dei conservatori, e finisce per legittimare la politica dei conservatori. Quindi occorre trovare una via che non è quella dell'antagonismo, e qui ti faccio la mia domanda. Tu
forse non l'ho letto bene, ma tu consideri antagonismo e conflitto politico come equivalenti? O pensi che l'antagonismo sia in qualche modo un modo per non avere più il conflitto politico, che invece è vitale nella democrazia, è vitale? Quindi questa è un'altra domanda, tu puoi andare avanti su questo. E infine, per concludere, mi interessa parlare di questa intelligenza collettiva, di questa visione sistemica, diciamo, che tu proponi contro queste visioni individuali o con soluzioni individuali a problemi che sono di non facile soluzione. Tu dici giustamente: le nostre società sono complesse, sono articolate e stratificate, non c'è mai una soluzione unica e semplice, ma non è nemmeno facile trovare le soluzioni, poiché quando vogliamo o cerchiamo la soluzione, molto spesso noi abbiamo un semplicismo anche nell'analisi delle condizioni alle quali dobbiamo dare una risposta. Quindi usciamo da questa logica del problem solving so easy going e andiamo invece a comprendere com'è sistematica la nostra democrazia. A me sembra che questa sia la parte veramente importante. Allora, democrazia sembra, se ho capito bene, per te un modo autopropellente, che si autoproduce internamente in maniera, cioè le teorie delle filosofie sistemiche che tu molto bene conosci, che non insistono sull'intelligenza di alcuni, ma sull'interazione tra varie intelligenze e quindi bisogni e risoluzione dei bisogni. Benissimo, tuttavia, tu sai bene, lo dici nel libro, che la democrazia è tuttavia le sue procedure, le sue istituzioni si basano comunque su un momento volontaristico. C'è un momento della volontà nostra individuale, il voto, noi siamo i singoli cittadini e la volontà non è raggirabile, non solo perché non è una macchina la democrazia, è una macchina nella quale occorre mettere la benzina della volontà. Da sola la macchina non funziona. Quindi come si lega la volontà, non tanto la volontà sovrana, la Rousseau, ma la nostra di cittadini che hanno la base, che sono la base delle nostre democrazie, con il sistema? E tu dici che in effetti è possibile, mi sembra di aver capito, perché la democrazia è procedura e le procedure sono un sistema capace di adattare le azioni dei cittadini e di mettere insieme in praticamente volontà e negoziazione, il fare, il decidere, ma anche il tener conto della situazione specifica e degli altri. Forse è così, però il momento di tensione anche in questa visione cooperativa che tu presenti, che mi ricorda un po' John Dewey, un po' il pragmatismo, una visione cooperativa della società nella quale tutto si integra e si integra la democrazia dell'alternanza con la democrazia della negoziazione, tu dici. Tuttavia mi sembra, e qui ti chiedo, se questo momento della volontà debba trovare o possa trovare ancora posto. Perché questo è anche il volano del cambiamento o di qualcosa che muta, perché se un sistema autopropellente, se una visione sistemica, da dove si comincia per operare il cambiamento? Se un sistema comprensivo che tiene tutto insieme con le procedure, le istituzioni, con la negoziazione, con presume tante cose, presume movimenti organizzati, presume separazione e integrazione tra diritto pubblico, amministrativo e privato, cioè presume un ordine che è il problema di oggi, che invece mi sembra molto messo in discussione. Quindi come operare per riportare, diciamo, la macchina in carreggiata, per riorganizzare questa democrazia, diciamo così, tu la chiami la governabilità, il sistema di governabilità, no, del mondo. L'altra cosa, e qui finisco proprio, ti prometto che finisco,
E che tu, quando parli di governabilità, dici anche noi siamo arrivati dopo 400 anni a un punto di svolta. 400 anni fa era lo Stato-Nazione, lo Stato che ha cambiato l'ordine delle cose e deciso il nuovo ordine mondiale. Oggi gli Stati sono integrati tra loro, sempre più cooperanti, e il mondo è unito a questo punto, c'è una prospettiva sistemica, e quindi c'è quel mondo di 400 anni fa è di fronte a un mutamento epocale. Ti chiedo, questo concetto di governabilità, di modalità cooperativa globale, come sostituisce il mondo iniziato 400 anni fa? Con quali, se tu hai una visione di quali istituzioni, di quale ordine dare, è vero, mi fermo qui per ora e poi dopo discutiamo. Grazie, prima di tutto grazie mille cara Nadia per aver voluto avere questa conversazione con me, una filosofa che ammiro molto e alla quale devo molto. E anche vorrei ringraziare a Castelvecchi, a Cristina per l'attento editing che ha fatto del mio libro e per il suo impegno a continuare a tradurmi, cosa che mi legherà più strettamente a questo paese in cui vado così spesso, ora come professore all'Istituto Europeo di Firenze. Cercherò di parlare un po' in italiano, con l'italiano che ho imparato un po' in questo tempo di lavoro con voi in Italia a Firenze. Il mio libro parla di perplessità ed è la continuazione di uno precedente sull'indignazione. Occorre metterli in connessione, perché la mia ipotesi fondamentale è che i momenti di indignazione, dei quali siamo usciti, anche eppure le condizioni dell'indignazione sono ancora lì, sono momenti di relativa chiarezza. Sappiamo chi sono i cattivi, chi sono i buoni, noi i buoni, e non ci interroghiamo troppo su ciò che deve essere fatto, tantomeno sulla fattibilità di questo che deve essere fatto. Ma mi pare che in pochi anni siamo passati dalla chiarezza dell'indignazione alla perplessità, che ha la sua origine nell'irruzione di fenomeni inattesi come la Brexit, la vittoria di Trump o la pandemia attuale, anche se erano da prevedere. Questo smarrimento, se può dire, no? Smarrimento, no? Questo smarrimento in cui ci troviamo non è solo una questione teorica, ha anche a che vedere con la volontà e le emozioni, come tu hai segnalato, no? C'è una perplessità teorica, ma c'è anche una perplessità della volontà. Una perplessità che, per esempio, si manifesta nel fatto che le due forme dominanti oggi di volontà politica sono profondamente spolitizzate. Sono l'adattamento, la volontà politica, per semplificare un po' le cose, della destra, e la critica, la volontà politica della sinistra. E l'imperativo di piegarsi a ciò che inesorabilmente accade e viene, e d'altra parte la critica meccanica dell'esistente, con una volontà trasformatrice che spesso, molto spesso, vuota e inconcreta. No? E c'è anche un terzo tipo di perplessità, che è la perplessità delle emozioni. Certe forme di ansia collettiva, di irritabilità o sfiducia che caratterizzano la società accelerata in cui noi viviamo oggi. E anche questo disorientamento del mondo politico ha molto a che fare con la perdita dei riferimenti binari che ci avevano guidato fino ad ora, come la destra o la sinistra, che esistono ancora, ma che si confondono o si mescolano spesso con altri assi, dando luogo a caratteri
categorizzazioni insolite. O, per esempio, ne parleremo dopo, se vuoi, il contrasto tra l'elite e il popolo, che è stato usato negli ultimi anni con notevole, a mio parere, con notevole esagerazione. Nella misura in cui serviva ai membri, bisogna prendere questo in conto, no? Questo discorso serveva ai membri dell'elite per sostituire altri membri dell'elite, ma non per mettere il popolo al posto dell'elite, se questo poteva essere fatto del tutto, no? Allo stesso modo ci sono molte fonti di perplessità. Per esempio, l'idea che studio un po' nel libro, l'idea di sovranità come qualcosa che, nel senso di Carl Schmitt, no? O sia assolutamente o non sia affatto. Ma invece la mia proposta è di pensare il mondo attraverso i paradossi e le incongruenze che questo modo binario di intenderlo vuole a un certo punto nascondere. No? E effettivamente ho scritto questo libro a Washington dopo la elezione di Trump come presidente degli Stati Uniti, che è un fenomeno che ha causato particolare perplessità politica, ma mi pare che il fatto che qualcosa ci abbia sorpreso non significa che non possa essere in certo modo spiegato, che non risponda a scambiamenti sociali e politici spesso non sufficientemente notati da coloro che sono sorpresi da suoi effetti. No? Quali sono le cose in cui sono avvenute profonde trasformazioni sociali che a certo punto oltraggiano in buona parte della società e che non sono state adeguatamente interpretate. Li ho sintetizzato nel mio libro in tre processi che sono particolarmente visibili nella società americana e che hanno manifestazioni molto simili in altre società, precisamente stabilizzano certe periferie, certe centralità della società, no? Sono sicuro che Nadia ha un'opinione più informata di me in questo proposito, soprattutto in relazione alla società americana, no? In primo luogo, una politica degradata, no? Una politica che non è concepita come esercizio di virtù pubbliche e chi dà piuttosto la impressione di essere l'ufficio di un circolo chiuso di privilegiati che si impegnano nell'esercizio dell'intrigo. E in secondo luogo, un modello di capitalismo virtuale, accelerato e finanziarizzato, che offre molte opportunità a alcuni, ma distrugge interi settori di occupazione. È letteralmente insopportabile per molti lavoratori, che sono infatti periferie in questo senso. E in terzo luogo, un dualismo anche in riferimento al fenomeno multiculturale, idilicamente celebrato da chi non ne sperimenta che i benefici è eccessivamente temuto da chi lo vive nelle sue dimensioni più conflittuali. Tu mi hai chiesto a Nadia per la mia concezione del potere come sistema. A questo punto direi, la mia proposta per pensare il futuro della politica, ho imparato molto anche dei tuoi libri che mi hanno piaciuto sempre, mi ha aiutato molto. Una teoria che riassumo nel mio libro, una teoria della democrazia complessa, la prossima pubblicazione in Italia anche da Castelvecchi, che il compito principale del governo, delle società, è quello di creare le condizioni per la possibilità di intelligenza collettiva. Cioè, governare attraverso sistemi intelligenti dovrebbe essere la priorità di tutti i livelli di governo, di organizzazione
A questo punto mi pare importante dire in quale misura noi non abbiamo riuscito a fare un buon diagnostico della crisi, della crisi economica e finanziaria del 2008, perché in questa crisi tanto la sinistra come la destra hanno fissato l'attenzione sugli elementi singolari. Madoff, che viene di morire la settimana scorsa, non è una crisi, una staffa si dice in italiano, una staffa, no? La destra che ha fatto un'interpretazione secondo la quale noi abbiamo vissuto al di là oltre le nostre possibilità, no? Ma sempre è stata un'interpretazione a partire dalla singolarità degli staffatori o delle singole persone, dei consumatori, no? Invece in questa crisi, che è una crisi... Staffa è frode, quindi chi frode. Frode, esattamente, frode, grazie Cristina. È frode, no? E in questa crisi non c'è frode propriamente, ma c'è una certa simmetria. Non è la colpabilità, eppure si può dire che italiani e spagnoli hanno abitudini che sono meno precauzioni davanti alle crisi, perché hanno più relazioni sociali, eccetera, ma in generale si può dire che questa crisi non è la conseguenza diretta di una azione singolare, ma di una composizione del sistema natura, mondo, mancanza di previsione globale, di istituzione globale intelligente. Nadia ha chiesto molte cose molto importanti, ha fatto molti suggerimenti importantissimi, ma vorrei limitarmi a dire una parola sul populismo, no? Perché si dice che in alcuni paesi, come il Portogallo, la Spagna, l'Italia, ci sarebbe un populismo democratizzante e progressista, mentre in altri paesi come la Francia, la Germania, l'Olanda, il populismo si è tradotto in un movimento reazionario. Bueno, credo che ho avuto molto a discutere con Chantal Mouffe, con la nostra amica Chantal Mouffe, su questa distinzione, perché mi sembra che non sia sensibile al suo potenziale antipluralista. E questa è la mia critica. Questa distinzione così stretta è potenzialmente antipluralista. Chi lo usa è continuamente tentato di confondere l'avversario politico con un nemico del popolo. E questa è una distinzione importante. E nella misura in cui dichiara avversari del popolo coloro che non condividono una certa posizione politica, è molto facile finire per pensare che i dissidenti non appartengono alla stessa comunità politica. E questo è un vero problema. Finalmente direi, per illustrare questa tesi, nello stesso modo in cui certi elitismi tecnocratici spellono sistematicamente dal noi che comanda, coloro che considerano ignoranti o dello stesso modo che il populismo di destra nazionalista ha un concetto del noi nazionale che esclude quasi tutti gli strani e buona parte anche a quelli interni. Il populismo di sinistra ha una disposizione con i termini che mette in circolazione, casta, sistema, complotte, elite, e potenti strumenti di esclusione di massa. E al contrario, questa sarebbe la mia conclusione, il pluralismo, che potremmo aggettivare come liberale o repubblicano, insiste invece nel mantenere la distinzione categorica tra disaccordo politico e non appartenenza alla comunità. Grazie molto. Cioè, riprendiamolo di qui il nostro discorso, perché è davvero interessante. Allora, prima di tutto, questa distinzione tra disaccordo
dualismo tra disaccordo e identità. Sembra che nella logica pluralista, nella logica populista, che è sistemica, in qualche modo tutti i populisti del mondo, di destra, di sinistra, nazionalisti, reazionari, si comportano nello stesso modo. Tutti. Cioè, no? È come se, chi, non lo so chi lo diceva. Cioè, noi non sappiamo cosa sia la pornografia, ma quando la vediamo la riconosciamo. No? Cioè, è difficile dire che cos'è il populismo, però noi lo riconosciamo quando lo vediamo. E lo riconosciamo perché considera il disaccordo politico come un fatto esistenziale. Cioè, è la mia identità. Io sono in disaccordo con te perché noi abbiamo due identità diverse. Tu appartieni ai pochi, o tu appartieni all'elite, o tu appartieni agli extracomunitari, eccetera. Noi apparteniamo a questo, siamo spagnoli, siamo italiani, siamo catalani. Quindi c'è l'idea che il disaccordo non sia un disaccordo politico, ma è una opposizione di tipo identitario. E quindi se non c'è disaccordo, ecco perché secondo me il populismo ha un'anima unitarista, cioè il mito dell'uno come farmaco. Uno vuol dire un popolo, un'identità, e quindi all'interno di questo mito dell'uno, che è appunto quello schmittiano, in realtà non c'è un vero conflitto, come non c'era in Carl Schmitt, perché era un conflitto finalizzato a eliminare quei nemici che rompevano, disturbavano l'unità. Invece il pluralismo, quello che tu chiami pluralismo liberale o repubblicano, e anche democratico è così, perché in democrazia per contarsi bisogna essere diversi e quindi essere in disaccordo. Il pluralismo presume che non sia debole, che il pluralismo non sia la ragione di debolezza e l'unità senza distinzioni sia la forza, al contrario. Presume che una comunità di identità unitaria sia debole. Quindi il pluralismo è un elemento di rafforzamento perché consente elasticità, perché consente dialettica, perché consente libertà. Purtroppo nel pensiero populista non c'è questa attenzione, perché un po' come Kashmir, perché il problema della loro politica non gira intorno all'idea di libertà, ecco allora il conflitto, ma gira intorno all'idea di autorità, di unificazione autoritaria, diciamo. Ecco perché non possono accettare il pluralismo, anche se dicono che lo accettano, è strumentale la loro accettazione. Infatti tutti i populisti sono molto antagonisti prima, quando stanno all'opposizione, poi una volta che stanno al governo, dico adesso ci fate lavorare perché noi siamo, ecco. Quindi non hanno una visione di conflitto, hanno una visione di pluralismo strumentale. Questo è importantissimo. Noi abbiamo dimenticato quanto importante sia la connessione pluralismo e libertà. Libertà politica, quindi non si parla di libertà come in grid. Questo è importante. L'altra cosa che tu hai sottolineato adesso, ed è veramente davvero, davvero, davvero importante, che come si risponde a questo fatto? Come si esce dal populismo? Perché noi sappiamo ormai quasi tutto su come si entra, i problemi sociali, economici, però come se ne esce? I paesi dell'America Latina hanno mostrato delle uscite drammatiche in qualche caso. Non so perché hanno cambiato la Costituzione varie volte e alla fine la cambiavano in funzione di riproporre, diciamo, come la maggioranza si costituzionalista, essi stessi si sono costituzionalizzati per rimanere al potere. Quindi è un problema serio. Come si esce quindi? Qual è? Allora, qui, e poi mi fermo, poi ti lascio la parola. Tutto dipende, o molto dipende, dalla lettura delle cause del populismo. Se noi leggiamo il populismo come, un po' anche Rosan Vallon devo dire che ha questo, come la condizione di troppo partigianeria, troppa lotta politica, troppa tensione, bisognerebbe quindi
aprire molto di più ai corpi decisionali non politici, imparziali, di controllo, diciamo così, depotenziando la lotta politica o la contrapposizione politica e espandendo i corpi un po', non dico tecnocratici, però neutrali o neutralistici, in questo è una via d'uscita, che è la via governo Draghi, lo stesso Macron dice all'inizio della sua campagna elettorale la nostra funzione è quella di unire insieme tecnocrazia e democrazia, no? Oppure, se la nostra lettura invece è che il populismo nasce quando il pluralismo politico è diventato ormai fake, fasullo, perché si sceglie, lo dice la Muffa, ha ragione in questo, si sceglie fra Coca-Cola e Pepsi-Cola, ma in realtà non c'è pluralismo, i partiti sono simili, non hanno più proposte. A quel punto quindi il pluralismo diventa la chiave su cui intervenire per uscire. E allora riproporre, come tu dici, il progetto politico, la prospettiva politica, no? Dice il libro, non c'è più, no, c'è amministrazione, però manca questa. Ecco, quindi l'uscita dal populismo potrebbe essere in due modi. Una, che è una deflazione, deflate, tu abbassare la politica e alzare la competenza tecnocratica, che in fondo raccoglie e soddisfa tutti, perché è imparziale, oggettiva, e quindi unifica il popolo. E l'altra invece che lo divide il popolo. Bisogna dividerlo il popolo, non tenerlo unito, dividerlo nelle sue pluralità di interessi. Perché fa paura dividerlo internamente? Ecco, ai populisti un popolo internamente diviso fa paura. Credono che sia una strategia che i pochi usano per dividere i molti. Io penso che sia un errore. Mi fermo qui per ora. Dopo... E questo discorso è anche molto bello rispetto al tema delle periferie, no? Cioè questa divisione del popolo, effettivamente. Eh sì. Perché poi quel popolo lì non sta mai nei centri storici, privilegiati, ben tenuti, belli. Cioè, no? Sta in quelle altre periferie. E quindi... diciamo che sì, insomma, mi piacerebbe discutere con te di questo. Nadia, non ho una soluzione. Almeno io, però. Come uscire dal populismo, ma se ho una certa idea di come si può pensare questa faccenda in generale, bisognerebbe andare verso una logica più istituzionale. E in certo modo, non so se si può dire così in italiano, una desingolarizzazione della politica. E vorrei approfittare questa occasione che parlo con te, che sei in America, per fare un giro e spiegare questo con un po' di dettaglio a partire del recente assalto al Capitolio di Washington. Sì. Perché mi piace conoscere la tua opinione. Con l'occasione di questo si è parlato molto della fragilità della democrazia. Io credo che questo è un certo luogo comune, che non condivido, no? Assolutamente. No? Perché? Ricordiamo un po' i fatti, no? Dopo 4 anni di governo penoso si è tenuta una elezione in cui ha vinto il candidato dell'opposizione e le istituzioni incaricate del riconteggio hanno convalidato la vittoria di Biden contro l'accusa di frode, sì, frode, no? Di frode ribadita da Trump. Il nuovo presidente eletto si è insediato senza preoccuparsi molto dell'assenza del presidente uscente alla cerimonia, e tutto questo è più che danneggiare la democrazia, ha prodotto una frattura all'interno del Partito Repubblicano. È vero. E ha tolto
il mandante dell'assalto dalla piattaforma Twitter e lo ha messo sulla strada dei tribunali. Questo significa qualcosa, no? E d'altra parte, e questo ossia, anche a vedere con la teoria del popolo unito o frammentato, no? E l'insistenza che la democrazia americana, che tu conosci meglio da me, è fragile, sembra dimenticare che la democrazia in America è sopravvissuta a tensioni molto forti. Okay. Tu la conosci. Non bisogna dimenticare che l'aggressione verbale dei politici, lo stallo reciproco tra la presidenza e il congresso, la paralisi legislativa, gli arresti temporanei del governo, la violenza politica, tutto ciò che abbiamo visto negli ultimi 4 anni non sono un'aberrazione eccezionale nella politica americana, che è un popolo profondamente diviso, frammentato, no? E l'unico periodo in cui credo i due maggiori partiti hanno collaborato lealmente, hanno avuto un popolo americano compatto, è stato il cinquantennio in cui gli Stati Uniti sono stati minacciati dai nazisti e dai comunisti. La paura della minaccia comune placò le lotte interne. Ma dopo la Seconda Guerra Mondiale e la fine della Guerra Fredda, i demoni interni divennero nuovamente attivi, come è normale d'altra parte. No? Con questo non voglio dire che le democrazie non possono deteriorarsi, ma che di solito non lo fanno come risultato di un colpo di Stato, ma in un modo più sottile e forse quindi più inquietante. Le minacce alla nostra convivenza democratica non sono queste rotture brutali, ma piuttosto altre forme di degrado senza precedenti, per le quali non abbiamo un precedente chiaro. Per quanto preoccupanti possano essere le sfide poste dalla estrema destra, non stiamo, credo, non so cosa ne pensi, non stiamo affrontando una seconda ondata di prefascismo. Non è questa la nostra situazione. Quello che abbiamo è la debolezza politica, la mancanza di fiducia, il negativismo degli elettori, l'opportunismo di attori politici, eccetera. In conclusione, se la debolezza della democrazia è dovuta più alla cultura politica dominante che alla minaccia posta da particolari soggetti, questa sia la mia uscita del populismo, e la sua forza aumenterà nella misura in cui costruiremo istituzioni che non siano eccessivamente condizionate da coloro che alla fine le guidano. E la democrazia è resiliente solo nella misura in cui non dipende troppo dalle persone al potere, ma fondamentalmente dal sistema istituzionale che limita quelle al potere. Insomma, la democrazia deve essere pensata, questa è la mia conclusione, la mia ipotesi dal libro prossimo della democrazia complessa. La democrazia deve essere pensata come qualcosa che funziona con l'elettore medio, non troppo intelligente come noi, esatto. Noi siamo normali, e il politico medio, come quasi tutti. E la democrazia sopravvive solo se l'intelligenza collettiva del sistema compensa la mediocrità degli attori e la inettitudine e perso la cattiveria di molti dei suoi leader. Bravo, bravo Daniel, condivido in tutto. Cioè, innanzitutto è questa desingolarizzazione della politica, perché la democrazia non è che abbia tanta dimistichezza con questi Cesari, visioni cesaristiche, ha una pluralità di leader, semmai, una pluralità di singolarità, e quindi non stabilizza mai un Cesare unico. Secondo, noi ci dimentichiamo troppo spesso, e devo dire che questo anche in seguito ad una troppo visione epistemica della democrazia deliberativa. La democrazia è istituzione e procedura. Cioè,
cioè Kelsen, Bobbio, questi sono gli schemi di fondo, perché è grazie al a questo fatto, alla separazione tra istituzioni, procedure e coloro che le usano, che noi abbiamo tolto, diceva Le Ford, l'idea del possesso nella politica. Nessuno possiede le istituzioni, nessuno possiede le procedure. Coloro che vogliono più, ecco cosa fanno i populisti, vogliono prenderle e possederle e usarle per il loro popolo, che è quello giusto e quello buono. Quindi è molto importante che noi ritorniamo, uno, a insistere molto sulla struttura istituzionale, sulla democrazia istituzionale, e questo ci dà l'agio di dire che c'è una distinzione nella democrazia tra la dimensione, tra l'istituzione e l'opinione esterna. Certo che noi costruiamo opinioni, costruiamo partiti, costruiamo visioni di popolo, ma se focalizziamo, se attribuiamo a quello la democrazia, quella forma informale di azione politica permanente, non vediamo l'altra parte. Ci sembra molto spesso che le istituzioni siano state prese dal repubblicanesimo, prese dal liberalismo, come se la democrazia non è... Beh, no, la democrazia dal tempo antico è nata come una costruzione di istituzioni, di procedure. Questo è molto, molto importante, secondo me, sottolinearlo. Non identificare popolo col popolo scritto nelle costituzioni, nome del popolo, ma è chiaro che quello... E questo ci porta a dire, hai ragione sull'America. L'America, come le democrazie che hanno regolato il pluralismo politico all'interno della loro dimensione costituzionale, sono forti proprio perché sono elastiche, proprio perché si adattano a questi cambiamenti, e la forza loro sta proprio in quelle istituzioni non possedute, come dici tu. Cioè, chi ha vinto il 6 di gennaio a Washington ha vinto la democrazia americana come democrazia, la Costituzione, le sue norme, le sue istituzioni. Nessuno si è sentito di mettere in discussione. E adesso gli stessi, molti di coloro che hanno fatto l'assalto, si tirano indietro perché sentono di essere stati manipolati. Quindi c'è, cioè, questo è un fatto importantissimo. Secondo, occorrerebbe, magari sarebbe una cosa da scriverci in futuro, demitizzare l'idea che il popolo deve essere un'unità. Certo che è l'unità come fictio iuris nelle istituzioni, però il popolo nelle sue realtà o interessi ha un'interna pluralità. È il popolo delle periferie, è il popolo dei centri, è il popolo che vive nelle regioni, è il popolo che vive nelle capitali. È importante che le istituzioni siano fatte affinché tutte queste parti siano partners nello stesso sistema e non subalterne o diciamo strumentalizzate. Quindi l'idea del plurale nel popolo è quello che rende il popolo forte, non lo indebolisce, perché è la base delle istituzioni. Allora, tu dici sul multiculturalismo, no? I tre processi che hai detto prima, i tre processi, la dimensione politica degradata, che questa è la debolezza che noi vediamo, il fatto che ci siano delle diseguaglianze economiche insopportabili e che ci sia parte di popolazione che non ha l'idea di futuro, e poi la corruzione politica, secondo me. Corruzione è un fatto enorme, non è semplicemente essere furbi, ma è politica, corruzione politica, l'uso del potere per privilegiare alcune classi sociali. Se guardiamo i nostri parlamenti, sono occupati da alcune professioni, avvocati, medici, professioni che si scrivono anche le leggi. Un problema serio questo delle lobby e del rapporto tra potentati e istituzioni. Su questo anche McCormick ed altri hanno scritto. Questo forse è un problema serissimo, ma di nuovo ha a che fare con l'uso delle istituzioni più che l'istituzione medesima, come vengono implementate. Forse adesso alcune implementazioni o alcuni cambiamenti devono essere fatti, perché le disuguaglianze sono troppe. E quindi o si interviene
per ridistribuire, oppure si rafforzano le istituzioni decisionali con barriere più forti rispetto all'osmosi con la società, che comporta per noi ordinari cittadini, non abbiamo tanto potere come ne hanno alcuni. Questo è un problema serio, insomma. A mio parere il problema è quello dell'enorme disparità che all'interno della stessa nazione ci sono, tra, come se fossero nazioni diverse. Per esempio in Italia è visibile, ma forse anche in Spagna col fenomeno della Catalogna, in Italia è visibile. Noi abbiamo il nord, che è un'altra nazione, perché hanno interessi molto omogenei e molto forti, e il sud è la periferia vera, perché non ha interessi omogenei, è disomogeneo, quindi una prateria per tutti i populisti che passano e arrivano, e nello stesso tempo non si sentono parte della stessa nazione degli altri. Quindi il problema del pluralismo politico del popolo e invece di una maggiore attenzione alla, non dico omogeneità, unità di tipo socio-economico, sociale, questo sarebbe più rispondente. Cioè il popolo politico va bene che sia plurale o anche distante o anche in contrapposizione, ma quell'altro no. Ci deve essere un'attenzione alle condizioni della democrazia, le condizioni sociali, territoriali, economiche. Questo, ecco, forse. Infatti rispetto a questo scenario che Nadia descrive, che poi avete descritto in questo dialogo, andando verso la chiusura, vorrei chiedere a Daniele e poi anche a Nadia appunto che ruolo giocano dentro questo scenario in cui ci muoviamo fra populismi, necessità delle istituzioni democratiche, disuguaglianze sociali, cioè tutto questo che avete perfettamente descritto in modo molto articolato e complesso, che ruolo giocano le periferie urbane, le periferie del mondo? Io direi che il mondo come il mondo attuale, la questione politica fondamentale è come pensare l'unificazione che procede del fatto che condividiamo un destino comune, no? Le crisi, le pandemie, le crisi economica si mettono tutti in un contesto similare di fronte a certi rischi, e allo stesso tempo come fare in modo che la pluralità del popolo sia la pluralità del pluralismo politico sia anche rispettato. E io mi pare che la questione etico-politica centrale a questo punto sarebbe pensare che noi siamo in certo modo in un mondo nel quale non c'è periferia, nel senso che non c'è un luogo dove spostare i problemi non risolti nel centro. E, diceva Bauman che tutte le questioni politiche, economiche, potevano essere risolte mettendo qualcosa all'esterno del sistema, no? C'è qualcuno che paga questo, c'è qualcuno chi è pregiudicato dal nostro progresso, c'è qualcuno all'esterno chi prende conto della nostra irresponsabilità. Ma in certo modo noi viviamo in un mondo unificato anche dal punto di vista dei rischi, anche dal punto di vista di minacce comuni che noi abbiamo. E questo sguardo sul mondo unificato non ci permette più di considerare gruppi sociali della popolazione, paesi, come periferia totale. Possiamo l'esempio dei vaccini, vaccini si dice, vaccini, no? Vaccine. Dei vaccini. Dei vaccini. Di vaccini, scusi. Di vaccini, no? Non siamo, non avremo immunità fino a che tutti la hanno. E questa dialettica, interessi particolari che sono
in certo modo vincolati alla generalità, è molto, molto emancipatrice, molto interessante a esplorare. Nadia, dobbiamo andare... Finisco. No, ma tu nel tuo libro alla fine dici proprio questo, cioè è un mondo, bisogna pensare a una governabilità che va al di là degli stati, ed è questa la dimensione di riflessione politica, di costruzione politica adesso, che include le periferie, l'esclusione delle periferie è disfunzionale alla stabilità dello stesso tutto il sistema. Non solo perché noi ci siamo trovati in tutti i paesi europei, non avevamo i presidi sanitari, le mascherine e le siringhe non ce n'erano, non le produciamo più, le facciamo produrre in Corea o in Cina, quindi siamo incapaci di essere autosufficienti nei bisogni primari della vita. Quindi noi eravamo periferia a quel punto, e noi eravamo la periferia del bisogno rispetto ai quindi questo che purtroppo in questi anni di ubriacatura con la costruzione di megalopoli, la vita nelle grandi città o nei centri della capitale, ci ha fatto quasi dimenticare che non c'è un centro senza una periferia, non esiste, non ha nemmeno senso pensarlo, vero? Sì, insomma, ci sono tante altre cose da dire. Direi che vi ringrazio tantissimo perché è stato un dialogo davvero denso, avete toccato tante di quelle questioni che riguardano temi roventi, diciamo, della contemporaneità, quindi mi auguro che il pubblico che ci ascolta, insomma, ne tragga tante idee, insomma, su cui riflettere, e l'ho trovato talmente denso che spero riproporremo un dialogo fra voi. Prossimo libro. Sì, al prossimo libro, quello appunto che pubblicheremo, sia Pandemocrazia, proprio sul tema del virus, e sia per una teoria della democrazia complessa, che è un libro capitale di Daniele Neraditi, sì. Magari ci ritroveremo per un nuovo confronto, insomma, più dandoci anche un po' di... Forse magari anche in persona, no? Sarebbe in bello, Italia, speriamo. In Italia. In Italia, sì. In Italia, sotto il cielo italiano, e esatto. intanto... Vi ringrazio moltissimo, Nadia Urbinati, Daniele Neretti, Grazie. e grazie mille e alla prossima. Ciao Daniel, ciao Ciao, Cristina. alla prossima, grazie.